Una porta che si chiude e un altro portone che si apre. La parrocchia San Dionigi, basilica cattedrale di Crotone, è una chiesa in uscita per i lavori di adeguamento sismico e architettonico per proseguire con i lavori esterni ed interni che vedranno risplendere la cattedrale, la quale ha chiuso il suo portone il 26 giugno. Una nuova dimora per le celebrazioni eucaristiche, ovvero la vicina chiesa dell'Immacolata, la rettoria che sta accogliendo le attività di catechismo del Duomo, così come le messe, e tutte le varie iniziative. La parrocchia non si ferma, ma continua con gioia, con 2 anni di lavoro in Duomo, ma con lo spirito rinnovato. Sì, è sempre quello che ho detto a partire dall'inizio dell'anno pastorale, cioè a settembre. Ho cercato di preparare i fedeli della comunità San Dionigi alla chiusura della Basilica Cattedrale, cercando di far capire loro che una chiesa che si chiude diventa una chiesa in uscita, come sempre ci indica Papa Francesco. Ho cercato sempre di ricordare loro che siamo noi, le pietre vive che costituiscono la chiesa, l'edificio spirituale che è la chiesa. Ognuno di noi, grazie al battesimo, è tempio dello Spirito Santo. Quindi la cattedrale che si chiude, se da una parte potrebbe implicare degli inevitabili sacrifici, soprattutto di spazi, di ambienti, alla comunità parrocchiale, però può diventare anche una bella sfida e può diventare anche una opportunità pastorale e missionaria. Ogni sabato e domenica il quadricello della Madonna di Capocolonna è esposto ai piedi dell'altare per continuare la devozione filiale dei crotonesi con la loro patrona. Ogni sabato mattina alle 9, infatti, presso l'Immacolata, vi è la celebrazione della sabatina che, come da tradizione, si svolge in Duomo. La piccola effigie sarà esposta nei giorni delle festività mariane, oltre che il sabato e la domenica, come il giorno dell'Assunta e dell'Immacolata Concezione. E nemmeno i suoi figli hanno intenzione di lasciare lei. Con il capitolo cattedrale si è deciso che il sabato e la domenica, qui nella chiesa dell'Immacolata, viene esposto il quadricello della Madonna per dare proprio la possibilità ai fedeli di venerarlo e quindi di non sentirsi orfani della venerata effigie della nostra mamma di Capocolonna. Chiesa missionaria, chiesa di famiglia. Questa è la grazia che voglio chiedere alla Madonna, che questi anni di sacrificio diventino però anni in cui noi sperimentiamo quanto è bello essere noi le pietre vive che formano la Chiesa. E ognuno di noi è Chiesa, ognuno di noi è Tempio dello Spirito Santo, per cui questi anni certamente ci serviranno a riscoprire questa dimensione spirituale della Chiesa. La Chiesa è il corpo mistico di Cristo. La Chiesa non sono gli edifici costruiti da mani d'uomo. Ecco, la Chiesa è la comunità cristiana lì dove vive, lì dove pensa, lì dove opera, e soprattutto la Chiesa è dove ogni cristiano, ogni cristiana, ogni discepolo del Signore ama, serve, prega, loda, adora e fa tutto per la gloria di Dio. La nostra comunità parrocchiale dovrà fare, sono certo che saranno benedizioni che il Signore farà sulla nostra comunità parrocchiale. E soprattutto sono sicuro che dopo il restauro la nostra Basilica Cattedrale sarà bellissima e sarà splendente. Ma non dimentichiamoci che la Cattedrale siamo ciascuno di noi. Ecco, tutti voi che questa sera siete riuniti, siete la Cattedrale del Signore. Ognuno di noi è la Chiesa.